Benvenuti in un nuovo vlog, oggi è sabato 23 marzo e abbiamo passato una nottata. Allora, Noel è molto molto lamentino, sono sicura, cioè stanotte gli è salita poco poco la temperatura e non gliel'ho misurata perché non scottava, era semplicemente un pochino caldo, quindi sarà stata sui 37,5, insomma giù di lì. Stamattina difatti non ha niente se non l'unica cosa che ha è essere molto molto lamentone e sicuramente ha qualche fastidio. Non so, adesso stavo valutando un attimo se dargli l'atipirina perché mi ha detto la pediatra comunque se dovesse avere questi lamenti, questi pianti, ha qualche dolore che magari può essere dolore ai denti, non so, qualsiasi cosa. Sinceramente farlo stare così tutto il giorno anche no. Forse stamattina verrà anche mia mamma a trovarmi. Oggi non deve stare insieme diciamo, non deve guardare la mia nipotina, quindi in teoria dovrebbe essere a casa, dovrebbe essere libera di poter passare. Quindi in teoria passa mia mamma in mattinata, anche se devo capire l'orario perché Noel verso le 10, 10 e mezza dovrebbe addormentarsi, quindi tra poco torna il papà. Mi dà la mano a dargli la tachipirina. Noi usiamo solo le suppostine. Con le gocce non abbiamo avuto una bellissima esperienza. Con le supposte invece ci troviamo benissimo. Però da sola, a parte che non gliele ho mai praticamente mai messe con le compito di Manu, e, io gli tengo semplicemente un video davanti agli occhi perché sennò scoppio a piangere. Vabbè, io nel frattempo faccio il mio solito trucco, ma potrei dire non troppo per sopracciglia in giro perché non riesco a farli in camera. Non troppo pesante perché stasera lo voglio ritoccare, non ho voglia di struccarmi, ritruccarmi, ma lo voglio solo ritoccare perché andiamo fuori a cena e attenzione, attenzione, ma non mi porto fuori a cena, ma non mi ha detto dove ha prenotato, quindi è una sorpresa e sono tipo... Quindi sono curiosissima di sapere dove andremo stasera a mangiare. Ovviamente ci sarà con noi anche noi, l'abbiamo prenotato tipo alle 7 e infatti quando l'ha chiamato al ristorante gli ho detto guarda, perché ora? Per le 7... Il ristorante ha dato per scontato che fossimo in tre, infatti, secondo me ormai, cioè chi va a cena così presto, chi può essere se non una famiglia? Forse ci deve essere un piccolo bimbo. Niente, andiamo a cena molto presto perché comunque non è abituato a dormire verso le 8, ovviamente non arriveremo a casa nel letto alle 8, ma faremo il possibile per mangiare. Noi di solito, cioè tra l'altro non prendiamo nemmeno tipi da antipasto, primo, secondo, dolce. Magari prenderemo il secondo e il dolce, oppure il primo e il secondo. Oh, magari solo secondo, antipasto secondo, chi lo sa? Ma fatto sta che una certa, comunque noi ci stacchiamo. Una volta sì che si rimaneva a tavola le ore, a parlare, adesso si mangia e via via. E per carità, io sono contenta già che Noel ci, tra virgolette, permetta di uscire fuori a cena, che sia comunque abbastanza tranquillo, perché poi i momenti di crisi li ha anche lui. I momenti dove non vuole stare seduto a tavola ovviamente ci sono e lì vabbè ci muniamo di giochi, librini per proprio l'emergenza anche video insomma per quando non sappiamo come fare per calmarlo e tra l'altro usciamo a cena così poche volte ormai che è sempre bello no? Cioè una volta uscivamo a cena anche 2 volte a settimana adesso boh forse una volta ogni tre. E quindi cerchiamo un attimino di godercela stasera. Il trucco fatto, alla fine ho messo, fatto il mio solito trucco, non ho truccato solo gli occhi con matita. Sì. E poi vabbè, sono stata leggermente, proprio poco poco più leggera su tutto il resto. Vabbè, alla fine probabilmente stasera mi struccherò e ritruccherò. Allora, vado a mettere via tutto e inizio a fare la colazione. Allora, questa mattina mi sono fatta il solito cappuccino barra latte macchiato, anche se con questo latte, boh, questo latte non schiuma mai, non capisco il perché. E, ho usato però al posto delle solite capsule queste aromatizzate alla vaniglia di Starbucks. E l'ho bevuto come caffè normale, vi devo dire, non è male. Per Noel invece yogurt bianco, lasciate stare le mie unghie che devo sistemare assolutamente, le devo fare oggi. Yogurt bianco, qualche mirtillo che mi mangerò anche io e sì, e quindi che si mangia il suo biscottino e un po' di riso soffiato. Questo qua lui nello yogurt gli piace proprio da matti.
Vabbè, io però. Ok. Ah, qua comunque abbiamo aperto le 3 uova di Pasqua, cioè questo è quello che rimane di 3 uova di Pasqua. Vabbè, io ovviamente accompagno con i miei biscotti, questi sono della Colussi. Comunque vi dico la verità, sono abbastanza tranquilla e serena che siano i denti perché l'ultima volta che sono usciti, lui ha quasi 13 mesi ma ne ha solo due, quelli inferiori, incisivi inferiori insomma, quelli sotto. Gli è gocciolato il naso quando li stavano spuntando ed era appena appena caldo, quindi suppongo che sia quello. Sì, è un pochino calmato, è tornato papà e gli ha dato la tachipirina. Io gli ho messo un po' di gel per la dentizione, noi stiamo usando l'Alovest che tengo sempre in frigo ed è molto comodo perché ha anche un massaggio gengive. È questo qui e mamma mia, ha questo, non so se si vede, ok, vedete questi tipo dentini, ma tra l'altro è sporco, comunque che massaggiano la gengiva e dovrebbero portare un po' di sollievo. L'ho provato, la sensazione è molto strana. Diciamo che è molto leggera, ma tipo anestetizza proprio leggermente anche tutta la zona dove viene applicato. Niente, ora si è un pochino calmato, ma sicuramente adesso lo devo far dormire perché è stanco. Inizio, intanto che è ancora tranquillo, comunque inizio a tirare fuori un pochino di cose per pranzo. Per pranzo voglio fare una pasta per tutti, non voglio cucinare 2 cose come al solito per me e per Noel. Voglio fare una pasta, utilizzerò i fusilli così posso dargli anche a Noel, con crema di zucchine, le voglio fare belle, belle cremose, e questi legumotti che probabilmente metterò a bollire, diciamo metterò a cuocere direttamente insieme alle zucchine così che prendano per bene il sapore. Comunque, pensandoci davvero, non ho la più pallida idea di dove mi voglio portare stasera a mano. Se ci penso, mi viene da dire che non ha scelto un sushi perché al sushi ci siamo andati recentemente. Penso che andremo a mangiare della carne, però sul dove veramente proprio non ho la più pallida idea. Si è un pochino ripreso questo piccolino. È un po' meno lamentino, diciamo. Comunque li sto utilizzando sempre ultimamente un bavaglino, in fase di dentizione comunque sta salivando un sacco e vedo che proprio gli si forma, cioè la saliva a volte si ferma ecco, sotto al collo, tra il collo e il petto e fa un pochino tipo di irritazione, poi lui si va a grattare e quindi è un macello. Invece vedo che così la pelle rimane sempre asciutta, gli cambio spesso semplicemente il bavaglino e questo non gli succede. Intanto che Noel si diverte con il caricabatteria del telefono, vi devo dire, provo ad alzare un pochino la luminosità, ho provato e mi sono innamorata di questo modello di jeans. Questo è il modello flare, l'ho preso da Zara ed è il modello quello attillato sulla coscia, largo sotto. Vabbè, lasciate stare le mie pantofole, la mia felpa bellissima così, ma oggi va così. Secondo me comunque questi per la primavera, un po' diciamo cortini, sono bellissimi. Siamo poi andati a fare una bella passeggiata e vogliamo parlare di questo ciuffetto biondo che svolazza al vento. Mamma mia, io impazzisco per i suoi capelli. Abbiamo poi finito la passeggiata raggiungendo il parchetto e abbiamo passato un pochino di tempo La lì. mia mamma è passata e siamo state un pochino di tempo insieme. Ho fatto dormire Noel, ma ha dormito tipo 40 minuti e poi si è svegliato. E, perché non ero vicino a lui, mi ero alzata per andare a stare un pochino con mia mamma. E ora siamo usciti, siamo al parchetto. Adora, ma proprio adora stare fuori all'aria aperta a girare questo cancherino. Oddio, stava cadendo. E ormai sta diventando sempre più brava a camminare anche con queste scarpine che non sono proprio delle scarpine, ma le vedete, sono delle specie di calzini con la suola in silicone. Più che fare l'altalena da solo, Noel comunque adora dondolarsi sopra di me, proprio si rilassa, si abbandona proprio. Sono tornata a casa e ho continuato a fare il pranzo. Allora, questo alla fine è il risultato chiamiamolo sughetto. Ci ho messo alla fine delle zucchine, ho fatto una cottura molto semplice. Ho fatto cuocere prima un po' di pollo tagliuzzato in acqua e olio, poi ci ho aggiunto zucchine, abbondante acqua. Una volta che erano quasi cotte, l'ho schiacciato un pochino con lo schiacciapatate direttamente in pentola, ma poi ho voluto lasciare un po' di consistenza, quindi mi sono fermata. E a parte sto facendo dei fusilli. Vabbè, qua vedete tutto il bordello della
dei legumotti che sono sbordati dalla pentola e ci ho aggiunto, come vedete, alla fine i legumotti. Però li ho aggiunti, cioè li ho cotti a parte, quindi non direttamente dentro le zucchine, ma a parte. Ho voluto poi fare un esperimento e ho deciso di provare a far fare un riposino a Noel prima di andare a cena. Nel frattempo che lui finiva di riposare, ho preso il baby monitor, mi sono fatta la doccia preparata per la cena e guardate l'orario. Era il momento di uscire, ma Noel stava ancora dormendo, quindi l'abbiamo svegliato. Ho messo questo cerchietto sui capelli che non avevo mai messo e questo era il mio outfit. Ci siamo poi avviati in macchina, ho dato un bel cornettino a Noel di mais, lo questi li adora, e abbiamo raggiunto la destinazione, ma con mille perplessità. Ebbene, lo sapevo. Anzi, No, aspetta, dove scusami. siamo? Ma non c'è il sushi qua. Infatti stiamo andando a prendere il Ah, materasso. quello! Sushi Elite, non stiamo prendendo il materasso. Alla fine, in fondo ci speravo, siamo tornati a un sushi che mi era piaciuto tantissimo, che è anche un'area giochi per i bimbi molto molto carina, anche se no al più di tanto non è che ha voluto giocarci. Ha preferito invece mettersi a tavola con noi, assaggiare un po' di riso, un po' di cibo che stavamo mangiando anche noi, seppur salato ogni tanto qualcosa glielo faccio assaggiare quando andiamo fuori, anche perché ci andiamo così poche volte che va bene. Siamo poi tornati verso casa, abbiamo fatto giocare e addormentare Noel. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi vlog. Noi ci vediamo nel prossimo video.